Allora, ho scritto l'ultima riga delle favole perché avevo bisogno di una pomata dell'anima e ho provato a costruirmela da solo. È quindi un libro medicina, una specie di farmaco che io metto a disposizione dei lettori. Ci sono tanti libri che raccontano il male e lo raccontano molto bene, descrivendo in maniera perfetta, molto spietata, denunciando tutti i problemi della nostra società, fra i quali uno dei principali è l'incapacità di amare innanzitutto se stessi e poi anche gli altri. E l'altro enorme problema del nostro tempo è la dittatura delle emozioni. Noi siamo convinti, ci hanno convinto che l'emozione è la cosa più importante, che nella vita bisogna cercare continuamente delle scariche di adrenalina, perché solo così daremo un senso alla nostra vita e scapperemo dalla noia e dall'angoscia. Io ho provato a scrivere un romanzo invece che parla del bene. Il bene è molto difficile da raccontare, uno dei personaggi del romanzo lo spiega, perché il bene è fatto di miele e troppo miele inevitabilmente provoca nausea. Io ho costruito una storia ambientata in un luogo magico, in un luogo spirituale che si chiama Le Terme dell'Anima, dove ho mandato il mio personaggio che si chiama Thomas, che è un uomo di mezza età e nel quale possiamo identificarci davvero tutti, uomini e donne. È l'uomo del nostro tempo, che non crede più a niente, che è depresso, che continua a coltivare un grande sogno in realtà nel cuore, nel suo caso il sogno dell'anima gemella, ma ormai ha smesso perfino di pensarci, si vergogna quasi di provare quel tipo di pensiero, di sentimento. Eppure è proprio quello straordinario pensiero che tutti noi nascondiamo nel nostro cuore che è quello che ci salva. E anche lui si salva, viene salvato dall'esistenza di questo suo grande desiderio, quello di fare pace con se stesso, di imparare ad amarsi e di andare quindi finalmente incontro alla sua anima gemella. E alla fine di questo percorso, che è a tutti gli effetti un percorso iniziatico, il nostro protagonista, Thomas, capirà che la vita ha un senso e capirà che il senso profondo è che la realtà è trasformabile dai sogni. E alla fine di questa favola anche Thomas arriva all'ultima riga delle favole, quel per sempre felici e contenti che da bambini ci sembrava una postilla inutile e poi invece vivendo abbiamo cominciato a capire che era quella la vera favola, la vera avventura difficile da vivere. E quindi il mio augurio a tutte le lettrici e a tutti i lettori è che anche loro, leggendo questo libro, possono arrivare all'ultima riga delle favole.